Ciao a tutti, nel video di oggi voglio andare a parlarvi di un argomento molto importante per quanto riguarda la macrofotografia e anche un po' ostico per chi ci si approccia per la prima volta, ovvero parliamo della messa a fuoco. Ormai nella fotografia moderna l'autofocus la fa in assoluto da padrone, a differenza di quanto succedeva con la fotografia a pellicola, dove il focus era prettamente manuale. Invece attualmente le reflex hanno raggiunto dei livelli di autofocus incredibili. Primo fra tutti è stato il dual pixel di casa Canon e poi via via anche tutte le altre marche. Un passo ancora successivo nell'evoluzione dell'autofocus sono state le mirrorless che stanno uscendo adesso, come ad esempio le ultime uscite di casa Sony, la A9 o la A9 Mark II, hanno una quantità di punti di messa a fuoco e una capacità di tracking del soggetto talmente elevata che al fotografo ormai basta quasi esclusivamente puntare l'obiettivo sul soggetto e tenerlo nell'inquadratura perché la macchina faccia tutto il suo dovere. Tuttavia il fuoco manuale non è completamente scomparso, altrimenti gli obiettivi non avrebbero questa funzione e in alcuni casi è ancora preferibile avere il focus manuale rispetto all'autofocus. Alcuni, ad esempio, che fotografano paesaggi preferiscono fotografarlo manualmente, anche perché non hanno bisogno di chissà che autofocus veloce, in quanto le montagne tendenzialmente non si spostano nell'arco di meno di qualche milione di anni. Ma non divaghiamo. Nella macrofotografia, invece, l'autofocus ha un ruolo molto minore, o perlomeno quando si parla di ingrandimenti che sono vicini all'1:1, se non addirittura superiori. Se parliamo di close-up, cioè tutta quella parte di fotografia di soggetti medio-piccoli che non sono vere macro, l'autofocus, secondo me, ha ancora un suo perché. Ad esempio, nelle foto delle mie libellule o di alcune farfalle, io neanche utilizzo un obiettivo macro, utilizzo un 100-400 mm e se avete visto il mio ultimo video lo sapete il motivo, e lì utilizzo quasi tranquillamente l'autofocus perché il soggetto comunque è abbastanza grande e tendenzialmente la macchina non fa così difficoltà a seguirlo come per soggetti più piccoli. Quando invece entriamo nel macro vero, le cose cambiano perché, come vi ho spiegato nel video sulla profondità di campo, e tutto quanto trovate linkato in descrizione se ve lo siete perso, per rapporti di ingrandimento così elevati, la vostra profondità di campo è sottilissima, parliamo di pochi millimetri, ok? Anche a F molto chiusi. E in questo, anche se il vostro soggetto è fermo, basta veramente poco che voi spostate pochissimo la macchina, per cui l'intero vostro soggetto esce dal campo di ripresa, quindi l'autofocus anche delle più moderne mirrorless fa fatica a seguire questo movimento così preciso perché, come vi dicevo, si tratta veramente di spazi quasi infinitesimali per una macchina fotografica. Se avete un obiettivo macro, avete sicuramente provato la frustrazione ai primi tempi di andare a massimo ingrandimento e cercare di mettere a fuoco con il fuoco automatico e la macchina non riuscire a stare dietro a quello che voi cercate di fotografare. Magari sullo schermetto vi sembra che la foto sia a fuoco, poi quando la vedete su uno schermo grande vedete che il fuoco è leggermente spostato in avanti o indietro rispetto a dove volevate puntare, e questo è appunto dovuto alla sottilissima profondità di campo con cui abbiamo a che fare. Normalmente il focus manuale avviene semplicemente girando la ghiera di messa a fuoco, che può essere più o meno grande a seconda del vostro obiettivo. Solitamente negli obiettivi macro occupa una buona porzione dell'obiettivo, in alcuni anche maggiore di questo, così da gestire il punto di messa a fuoco. Il problema di usare questo metodo con gli obiettivi macro è che girando la ghiera e spostando il punto di messa a fuoco voi cambiate l'ingrandimento che andate ad ottenere, e questo è chiaramente visibile nella finestrella che si trova su praticamente tutti gli obiettivi macro, che mostra la distanza di messa a fuoco
e il rapporto di ingrandimento. Ma quindi cosa fare se io voglio una foto a un determinato ingrandimento e per ottenerla devo utilizzare il focus manuale, quindi non posso girare la ghiera di messo a fuoco perché altrimenti otterrei una foto ingrandita di meno, quindi magari il mio soggetto è troppo piccolo, mi costa poi un crop enorme in post produzione, così perdita di qualità e un file più piccolo e tutta una serie di problemi, yada yada yada. Bene, una tecnica che si utilizza solamente, che vi vado a illustrare, è mutata, possiamo dire, dall'utilizzo dei microscopi ottici. Esistono molti modelli di microscopi ottici in commercio, alcuni più elaborati di altri, ma generalmente la messa a fuoco di questi apparecchi avviene per una grossa manopola che si trova lateralmente all'apparecchio e che girandola permette un controllo molto preciso del piano su cui è poggiato il vostro soggetto che volete vedere al microscopio o delle ottiche che ingrandiscono. Questo semplicemente fa spostare il vostro soggetto avanti o indietro e lo fa entrare nel campo visivo. Quello che voi dovete fare con la vostra macchina fotografica è esattamente la stessa cosa, ovvero mettere un ingrandimento che vi piace per il soggetto che andate a fotografare, potete sceglierlo per avere un'anteprima, ad esempio fotografando qualcosa che si trova vicino al vostro soggetto, che sia più o meno delle stesse dimensioni per darvi un'idea, e poi semplicemente voi non toccherete più l'anello di messa a fuoco, ve lo dovete dimenticare, e andrete a spostare la macchina, e anche voi stessi ovviamente, avanti e indietro leggermente, sarà un po' strano all'inizio, ve lo dico, finché la porzione che volete del vostro soggetto rientra nel punto di messa a fuoco. In questo modo voi avrete un controllo abbastanza preciso dopo un po' di pratica e potrete avere l'ingrandimento e la messa a fuoco precisa che desiderate. All'inizio fare tutto questo a mano libera può essere difficoltoso, vi servirà un po' di tempo per impratichirvi a fare questo. E all'inizio può essere utile fare pratica ovviamente su soggetti fermi, magari anche un po' più grandi, e utilizzare anche un cavalletto e un accessorio molto molto utile che è una slitta micrometrica. La slitta micrometrica non fa altro che spostare su un binario la vostra slitta avanti e indietro ruotando una manopola, esattamente come vi ho fatto vedere che funzionava un microscopio. È la stessa cosa, magari un po' meno precisa. Io vi lascio in descrizione quella che uso io, che penso che sia un buon rapporto qualità-prezzo, perché se andate a vedere troverete che ne esistono un sacco che costano pochissimo e alcune che vi vanno a costare quasi 1000 euro, alcune sono addirittura motorizzate, ma lasciate perdere, all'inizio non vi serviranno. Queste slitte inoltre è un accessorio che, se siete intenzionati a fare il focus stacking in futuro, io vi consiglio caldamente, perché vi permetterà di mettere in linea una serie di foto semplicemente spostando il punto di messa a fuoco girando una semplice ghiera. Un'altra cosa che vi può aiutare nella messa a fuoco quando siete su cavalletto è utilizzare la funzione Live View e lo zoom che molte reflex e praticamente tutte le mirrorless hanno, che ingrandendo l'immagine di 5 o 10 volte vi permette un controllo ancora più preciso del punto di messa a fuoco. Quindi la messa a fuoco manuale in macrofotografia non è esattamente quella che ci si potrebbe aspettare se non lo si sa all'inizio, e io vi lascio qui da cliccare gli altri video che fanno parte di questa playlist dove vi spiego i segreti della macrofotografia per partire da zero. Mi raccomando, dateci un'occhiata se l'argomento vi interessa, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!